Buongiorno e buon inizio di settimana, amici di TV12 che ci state seguendo con l'appuntamento con ore 12 in cui parleremo e spazieremo di tutte quelle che sono le argomentazioni della giornata, dalla cronaca per finire ovviamente allo sport in cui ci concentreremo anche su quanto ha fatto l'Udinese ieri, ma prima, come detto, c'è tanto di cui parlare con le nostre esterne in cui andremo a raccontare le realtà del giorno, ma come di consueto iniziamo sempre con quella che è la cronaca sempre aggiornata in tempo reale sul sito udinesetv.it che vi invitiamo sempre a consultare perché davvero non vi perdete nessuna novità, nessun risvolto di tutte le cose che stanno succedendo in questo lunedì, appunto in questo inizio di settimana che apriamo con la notizia di questo incidente, purtroppo incidenti stradali che continuano, nello specifico a Pantianicco, 6 persone coinvolte, grave un uomo, come leggiamo proprio dal sito ufficiale con l'aggiornamento della SORES, 6 persone sono state soccorse questa mattina dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Pantianicco, nel territorio comunale di Mereto di Tomba, lungo la ex provinciale 52, all'altezza dell'intersezione con l'ex provinciale 101. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrati 2 veicoli, secondo quanto riferito in chiamata dagli infermieri della SORES, potrebbe trattarsi di 2 auto e un'autocisterna vuota. Gli infermieri hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo, l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Udine Nord e anche l'elisoccorso. Hanno attivato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Il personale medico infermieristico ha preso in carico le 6 persone coinvolte nell'incidente. Per un uomo è stato disposto il trasporto in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni piuttosto serie, comunque stabile. Per altre 3 è stato disposto il trasporto in ambulanza all'ospedale di San Daniele del Friuli in codice giallo per dinamica. Per altre 2 persone invece trasporto in ambulanza in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Questa è la notizia di apertura che vi proponiamo, ma ci sono state anche altre situazioni da monitorare perché si parla di Cervignano investita mentre cammina, un'ottantenne in codice giallo, come ci riferisce l'articolo. Questa mattina è stata soccorsa per le ferite che ha riportato in seguito a un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di Cervignano del Friuli lungo la via Primo Maggio. Anche qui cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. C'è stato un investimento di questa persona che camminava da parte di un veicolo. Si è stato inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli, anche qui l'elisoccorso. Sono state attivate le forze dell'ordine. La persona ferita è stata trasportata a Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Questo appunto il riscontro da Cervignano del Friuli. Ma continuiamo con le nostre notizie. Anche questa proprio battuta pochissimi minuti fa. C'è stato un incidente sul lavoro in autostrada con un operaio che è caduto in una scarpata. Un uomo di circa 40-45 anni di età è stato soccorso questa mattina dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente sul lavoro nell'area di cantiere aperto lungo la A28, nel tratto compreso tra Sacile Ovest e Sacile Est, all'altezza indicativa della progressiva chilometrica 34 più 200. Per cause in corso di accertamento è caduto accidentalmente l'uomo in una scarpata ruzzolando per circa 5-7 metri. Gli infermieri hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Sacile, l'automedica da Pordenone, hanno attivato polizia stradale, i vigili del fuoco che hanno raggiunto il punto impervio, tra l'altro, dove era caduto l'uomo, dando fattivo supporto e operando in piena sinergia con il personale sanitario e anche sul posto il personale dell'autostrada. L'uomo è stato preso in carico, trasporto in codice giallo, con a bordo il medico dell'automedica all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Poi, non solo, purtroppo, perché ci sono davvero tante notizie che stiamo commentando, come leggete anche nel titolo in sovraimpressione, parliamo anche dell'incendio di Tricesimo che troviamo proprio qui sul sito udinesetv.it. Soccorse 3 persone, che è praticamente l'intera famiglia, ma andiamo nello specifico. C'è stato un principio di intossicazione
a seguito di un incendio che è divampato intorno a mezzanotte negli spazi di un'abitazione in via Zorutti nel territorio di Tricesimo. All'interno della casa, si specifica, c'era tutta la famiglia, mamma, papà e un bambino che stavano dormendo. Hanno respirato i fumi derivanti dalla combustione, ancora da chiarire le cause dell'incendio che verosimilmente sarebbe legato al surriscaldamento della canna fumaria. Gli infermieri hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che ha preso in carico le tre persone, trasportate poi tutti in codice verde, fortunatamente, ma per precauzione all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine sono stati attivati, ovviamente, i vigili del fuoco insieme anche alle forze dell'ordine. Questa, insomma, la prima rassegna di notizie di cronaca che arrivano per commentarle insieme, ma mi comunicano dal coordinamento prima di collegarci poi con quella che sarà la nostra esterna. L'abbiamo nominato molto spesso, purtroppo, l'ospedale di Udine. Ci andremo a breve perché prima vi proponiamo quelle che sono le previsioni del tempo con il nostro consueto appuntamento con Trebimeteo. Il meteo è offerto da Prima Cassa, servizi bancari e assicurativi. Amici di TV12, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì, correnti umide occidentali favoriranno molta nuvolosità sul Friuli Venezia Giulia. Il contesto però si manterrà stabile, asciutto, dunque con assenza di precipitazioni. Temperature massime diurne che saranno contenute e che non andranno oltre i 6-7 gradi. Nel dettaglio sulle province di Pordenone e Udine avremo dunque cielo grigio e coperto con qualche spiraglio di sole che tenderà ad intravedersi sulle pianure, specialmente nelle ore centrali della giornata. Temperature massime diurne che non andranno oltre i 7 gradi, clima freddo di notte e al primo mattino. Situazione analoga anche sulle province di Gorizia e Trieste. Anche qui avremo nubi irregolari prevalenti nell'arco della giornata. Il contesto si presenterà stabile e asciutto con qualche spiraglio di sole nelle ore centrali della giornata. Temperature massime diurne non oltre gli 8 gradi. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da Prima Cassa, servizi bancari e assicurativi. E quindi dopo il primo giro di notizie di cronaca, vi abbiamo proposto le previsioni del meteo per spostarci a parlare di un altro argomento che abbiamo già cominciato ad affrontare e che approfondiremo nella giornata di oggi, che è quello dei minori stranieri non accompagnati, che ovviamente è sempre di molta importanza in questo periodo, soprattutto per quanto riguarda San Domenico, dove è un problema che rischia di andare anche un po' fuori controllo. Per questo c'è stata la richiesta di un aumento dei controlli e anche di un aumento un po' del personale della polizia e dei vigili che possano controllare quanto successo. C'è stata una prima risposta da parte dell'amministrazione comunale di Udine. Ci ha raccontato tutto precisamente nel servizio Giorgia Bortolossi. Delle situazioni poco piacevoli, soprattutto alla sera, quando questi minori che noi vediamo, perché abitiamo qui in zona, vediamo uscire ad ore tarde, tipo 10:30 o anche più, quando vanno in giro un po' spadroneggiano e si comportano in maniera anche un po', diciamo così, un po' sopra le righe. Così aveva descritto ai nostri microfoni la situazione a San Domenico, il referente del comitato di quartiere, commentando il ritorno alla casa dell'Immacolata di minori stranieri non accompagnati. I cittadini chiedono telecamere, illuminazione e presidio di forze dell'ordine per avere maggiore sicurezza. È arrivata così una prima risposta dal comune di Udine, che da domani raddoppierà la presenza della polizia locale nei quartieri della città con una nuova pattuglia composta da due vigili che opererà proprio a San Domenico. Abbiamo deciso di cominciare da quel quartiere dove abbiamo già avuto diversi incontri con la cittadinanza che ci ha domandato maggiore attenzione, ha spiegato il vice sindaco e assessore alla polizia locale Alessandro Venanzi. Stiamo collaborando in maniera sinergica con i comitati di cittadini e Casa dell'Immacolata per dare risposte alle legittime esigenze di tranquillità e sicurezza. I due vigili si incaricheranno di effettuare dei passaggi nei pressi dei luoghi sensibili.
Vigili che si aggiungono ai due già presenti che svolgono un servizio di controllo e presidio del territorio nelle zone al di fuori del centro storico durante la giornata. Sempre nell'ottica di un presidio del territorio, già da ottobre sono attive le pattuglie miste insieme alle altre forze dell'ordine, mentre la polizia locale ha raddoppiato il numero delle pattuglie in strada per il pronto intervento da una a due, sempre dal mese di dicembre. Chiaramente una tematica che coinvolge tutte le questioni a tutti i livelli, sociale ma anche psicologico, ne abbiamo parlato diffusamente questa mattina, torneremo a riprendere l'argomento in questa puntata di ore 12, l'abbiamo fatto con anche il presidente dell'Ordine degli Psicologi, Roberto Calvani, che ha detto la sua su questi minori stranieri non accompagnati, ma anche quelli italiani, perché c'è bisogno di strutture adatte ad accoglierli e anche un po' a includerli nel territorio. Forte disagio da parte dei più giovani, in particolare dei minori stranieri non accompagnati, che si sono trovati comprensibilmente a vivere delle situazioni particolarmente difficili, comportano anche dei traumi. Rispetto al supporto psicologico anche di questi ragazzi, cosa possiamo dire? Cosa resta da fare nel territorio per migliorare la situazione anche di convivenza nel territorio tra questi ragazzi e la popolazione? Questo non è assolutamente un problema esclusivamente sanitario, ovviamente. Fare in modo che ci siano delle politiche di inclusione, delle politiche di controllo, di apertura, coinvolgendo tutte le istituzioni che possono essere interessate. Una cosa che sarebbe secondo me da fare è la disponibilità a creare strutture di accoglienza per i minori. In regione ricordiamo che non ci sono strutture di accoglienza per minori, sia accompagnati che non accompagnati, e spesso siamo costretti ad inviare ragazzi in comunità che si trovano fuori regione a cifre molto elevate. Lei parla di comunità terapeutiche? No, anche comunità di accoglienza, anche comunità educative, non solo terapeutiche, ma strutture legate ai minori in nostra regione non ce ne sono. Rispetto anche agli adulti, alla situazione nel territorio, c'è bisogno di qualcos'altro per migliorare la situazione sul fronte dei disturbi psicologici, delle patologie? L'appello che noi facciamo è quello che i servizi pubblici si facciano carico degli interventi, migliorando la situazione del personale, che ovviamente è delicata per quanto riguarda i medici, ma è delicata anche per quanto riguarda gli psicologi. Abbiamo liste d'attesa troppo lunghe. Anche fino a un esempio? Ma attualmente un minore che chiede aiuto alla struttura sanitaria riceve risposta dopo 13 mesi. Il che credo che sia veramente difficile da sostenere per quanto riguarda le famiglie. È sicuramente lunghissimi tempi di attesa, ne parleremo anche nella seconda parte di ore 12, perché approfondiremo la questione sotto tanti punti di vista, però siamo anche pronti per il nostro primo collegamento in esterna. Insomma, tanti di voi, e lo immaginiamo, avranno a casa un loro fidato amico a quattro zampe o anche a due zampe, che sa consolare, sa empatizzare, sa vivere anche quelli che sono i momenti di difficoltà, e oggi di questo ci occupiamo con una terapia ben conosciuta che sta entrando anche in Italia, la Pet Therapy, perché c'è stata un'inaugurazione importante sotto questo punto di vista nell'ospedale di Udine, e qui andiamo per salutare Angela Caino. Innanzitutto buongiorno, benvenuta a te e al tuo ospite. Buongiorno Stefano, buongiorno a te e a tutti i nostri telespettatori. Noi siamo assieme a Davide Turello, direttore sanitario dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, perché, come hai detto bene tu, questa mattina è stato presentato un progetto che vede protagonisti gli animali. Gli animali che vengono in soccorso, in aiuto ai giovani e meno giovani per curarli a loro modo, attraverso la loro presenza, attraverso il loro agire. Direttore, sta per partire questo progetto di Pet Therapy nell'azienda Friuli Centrale, grazie a una donazione della Fondazione Gruppo Pittini. A lei chiediamo di raccontarci come si concretizzerà questo progetto.
Sì, il progetto che abbiamo iniziato a programmare qualche mese fa, diciamo che si realizzerà attraverso due direttrici. Quella dell'assistenza, diciamo dell'attività a supporto dell'assistenza all'interno dei reparti ospedalieri di pediatria, e quello invece a supporto del lavoro che quotidianamente facciamo all'interno dei centri diurni a supporto delle patologie dei disturbi del comportamento alimentare e della psicopatologia nell'adolescente. Allora, due iniziative diverse, quindi attraverso la pet therapy. In un caso, quello diciamo, mi riferisco ai reparti ospedalieri, dove andiamo ad alleviare il permanere all'interno dei nostri reparti dei bimbi, con l'intervento di operatori di pet therapy con dei cani, e quindi attività legata al un paio di orette, no, in cui i piccoli, i bambini possono interagire con i cani e sviluppare alcune competenze a livello relazionale e poi anche alleviare, appunto, come dicevamo, la loro permanenza. Dall'altra parte invece interventi riabilitativi con il supporto della pet therapy all'interno dei percorsi di presa in carico dei minori con disturbi del comportamento alimentare o con psicopatologia. Quindi in questo caso siamo più nell'innovazione, nel senso che utilizziamo i benefici documentati in letteratura della pet therapy per essere complementare ai trattamenti educativi e terapeutici riabilitativi a supporto di quegli adolescenti che hanno delle difficoltà nei rapporti con l'alimentazione o dei rapporti sociali con psicopatologia. Questo è il primo caso di pet therapy in azienda, o ci sono già stati in passato degli esperimenti, diciamo così, come questo? Ma in passato abbiamo già fatto degli esperimenti di pet therapy, diciamo che però erano collegati esclusivamente agli aspetti così della permanenza nei reparti, quindi con il supporto prevalentemente di cani all'interno dei reparti. Ora invece iniziamo la seconda attività, quella più innovativa, quella su cui ci aspettiamo di andare anche a misurare i risultati attraverso un progetto che abbiamo dettagliato con i nostri professionisti della neuropsichiatria, che cura appunto anche la valutazione dell'impatto poi all'interno di questi percorsi. Ovviamente è importante che il cane, il suo conduttore, chi fa questa pet therapy sia adeguatamente formato. Beh sì, è fondamentale. Queste attività si fanno solo con professionisti certificati, sia per la parte, diciamo, legata alle competenze, sia per gli aspetti igienico-sanitari. Andiamo a sentire Stefano, mentre salutiamo e ringraziamo il direttore Turello, andiamo a sentire proprio la responsabile della neuropsichiatria udinese, che poco fa ci ha raccontato come concretamente si opera con la pet therapy e come questa terapia è in grado di agire e aiutare queste persone che sono in ospedale oppure si trovano in difficoltà per altri motivi, per altre ragioni. Allora, sentiamo l'intervista e poi, se non hai domande, la linea può tornare allo studio. Con Rossella Zanetti, direttrice della neuropsichiatria dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, cerchiamo di capire quale può essere l'efficacia della pet therapy. Nel vostro caso come la userete e per raggiungere quali obiettivi? Sì, allora intanto grazie a questa partnership che è già stata citata dalla nostra direzione con il gruppo Pittini, questa opportunità la utilizzeremo per i preadolescenti e adolescenti con disturbo del comportamento alimentare e con altra psicopatologia. Noi abbiamo visto in questi ultimi anni un incremento del disagio giovanile che tendenzialmente si è espresso effettivamente in due grosse aree di sintomo, quella del disagio rispetto all'alimentazione da una parte e dall'altra parte un disturbo ansioso depressivo con un incremento dei tentativi di suicidio con autolesionismo che praticamente comporta sempre un pensiero, un'osservazione problematica rispetto al vissuto, no, del proprio corpo. Abbiamo avuto ritirati sociali e che sono una grossa problematica, soprattutto se pensiamo a un'età in cui l'adolescente tendenzialmente è
così piacevolmente si esprime all'interno di un gruppo, e quindi, come è stato citato, questi due aspetti, da una parte il centro diurno per i disturbi alimentari, dall'altra parte il centro diurno per i preadolescenti e adolescenti, che sono di recente acquisizione qui a Udine, ma saranno chiaramente anche il centro dei disturbi alimentari di Palmanova, perché in questo momento siamo un'unica azienda che va da grande azienda, no? Da Sappada a Lignano, quindi le aree della neuropsichiatria si fondono assieme, a usufruire di un lavoro di mediazione attraverso l'animale, che come sappiamo sicuramente andrà a interferire sugli aspetti dell'ansia e del tono dell'umore, migliorandoli, andrà a lavorare sicuramente su quelli che sono gli aspetti di abilità di base che i nostri ragazzi hanno perso, il senso di autostima, il senso di autoefficacia, il senso di motivazione al fare, che la cura di un animale, attraverso chiaramente un mediatore esperto e attraverso il supporto dei nostri professionisti, verosimilmente saranno educatori, potrà portare a questi ragazzi, in aggiunta a quello che come servizio sanitario siamo ovviamente già pronti e stiamo già facendo con gli adolescenti da un punto di vista terapeutico e riabilitativo. Ma è possibile spiegare in parole semplici come un animale riesce a interagire con il nostro cervello, il nostro umore? È possibile da rendere in modo semplice per i non esperti? Penso che un animale, insomma, attraverso il prendersi cura, no, e quindi accudire nel nostro caso sarà un cane, che sappiamo essere, lo diciamo sempre, il miglior amico, no, dell'uomo, sicuramente riduce l'ansia, aumenta, migliora il tono dell'umore, cioè migliorando attraverso un sistema di alterazione in senso positivo di quelle che sono delle sostanze, dei neuromediatori praticamente che il nostro organismo produce, e quindi va ad aumentare il livello delle endorfine e di altre sostanze che certamente anche da un punto di vista neurobiologico vanno ad interferire positivamente, insieme, diciamo, ovviamente ad un contesto di cura altro sul soggetto. Il cane lo usiamo quindi come mediatore, no? Rispetto a quello che è il ragazzo, nel nostro caso, la persona che educa il cane, il terapista che sarà sostanzialmente vicino, e quindi in questa partnership, diciamo così, sicuramente il sistema, ecco, migliorerà. Credo che anche il senso di autoefficacia nel poter accudire un animale, nel poter anche solo, penso alle ragazzine con disturbo del comportamento alimentare, il toccare, no? Il fatto di toccare un animale, il fatto di accarezzarlo, il fatto di essere corpo a corpo, no? Se pensiamo a come viene vissuto da un punto di vista psichico anche il corpo della persona, no? Quindi forse avvicinarsi attraverso un mediatore esterno, credo e spero che sarà, certo anche altre esperienze ce lo dicono, sicuramente positivo, insomma. Punto di vista sicuramente molto completo e interessante, come dicevo prima, l'importanza dell'animale domestico lo è nella vita di tutti i giorni, abbiamo visto, sentito parlare di pet therapy, un passo importante che fa l'azienda sanitaria udinese sotto questo punto di vista, l'abbiamo raccontato di una mattinata, di una giornata importante che segna un punto storico, chiaro che magari imperversano le curiosità, ma visto che poi parleremo anche tanto di giovani, volevo insomma chiedere ad Angela, che ha vissuto questa mattinata insieme, se proprio è un trattamento che sembra più indicativo proprio a far il bene dei giovani, dei bambini che hanno difficoltà, abbiamo visto disturbi alimentari, parleremo anche di quello, o se comunque avere banalmente, lo diciamo, un cane, un gatto, perché pensiamo a questi due animali vicino, può fare il benessere anche di una persona adulta. Insomma, come hai vissuto questa mattinata lì, Angela?
Sì, eccoci di nuovo Stefano, ma diciamo che non ho le competenze per dare una risposta scientifica alla tua domanda, ovvio. Ma sicuramente, come abbiamo sentito anche dalla responsabile della neuropsichiatria dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, il contatto proprio fisico, quindi attraverso il tatto, il senso del tatto, quindi il contatto con un animale è sicuramente molto importante e ci può dare delle emozioni particolari che valgono per tutte le età, per i più piccoli ma anche per i più grandi, per le persone adulte. C'è un dato che non abbiamo ancora dato nel corso di questa nostra mattinata, di questo nostro collegamento, ed è quello che riguarda il numero delle persone che potrebbero essere coinvolte, sì, in questo progetto. Esatto. L'obiettivo dell'azienda sanitaria è quello di coinvolgere in questa prima fase circa 100 utenti nei primi 12 mesi, un obiettivo sicuramente importante che verrà realizzato su tutto il territorio di competenza dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, quindi nelle pediatrie, come abbiamo sentito, ma anche nei centri che ci sono sul territorio, per quanto riguarda in particolare anche la cura dei disturbi alimentari. Ce ne sono diversi a Palmanova, ma anche in altre realtà. Quindi questo progetto sarà un progetto che coinvolgerà tutto il territorio dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, ed è questo uno degli aspetti che è stato sottolineato dall'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, che ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione di questo progetto, sottolineando anche un altro aspetto importante: la sinergia fra pubblico e privato anche in ambito sanitario, una sinergia che è un valore aggiunto di rilievo, lo vediamo da diversi anni, in particolare da dopo il Covid, quando ci sono state diverse mobilitazioni anche da parte del privato, dei volontari, tante donazioni che abbiamo raccontato in questi mesi. Insomma, una sinergia, quella fra pubblico e privato, che può essere un valore aggiunto anche per la sanità, ma non solo. In questo caso il privato chiamato in causa è la Fondazione Gruppo Pittini, che ha dato un contributo importante proprio per la realizzazione di questo progetto, e noi questa mattina abbiamo sentito la vicepresidente della Fondazione, Simona Ferri Pittini, che ci ha raccontato il perché di questo progetto, il perché di questa iniziativa che rientra un po' nello spirito proprio della fondazione. Allora sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato poco fa e poi la linea può tornare allo studio. Sì, intanto noi siamo una fondazione d'impresa, Fondazione Gruppo Pittini, fortemente voluta dal Gruppo Pittini per esprimere in maniera concreta la nostra responsabilità sociale nei confronti del territorio e delle persone sul territorio. È una fondazione che collabora al... adesso mi fermo. Nessun problema. Nessun problema, nessun problema. Bene. Tanto io ho imparato, nome, cognome e tutto. Sì, sì, rifacciamo, no Gianca. Simona Ferri Pittini, vicepresidente della Fondazione Gruppo Pittini, che ha pensato a questo progetto di pet therapy in collaborazione con ASUFC, perché? Sì, intanto siamo una fondazione d'impresa, Fondazione Gruppo Pittini, fortemente voluta dal Gruppo Pittini per esprimere in maniera concreta la nostra responsabilità sociale nei confronti del territorio e delle persone sul territorio. È una fondazione che collabora alla crescita delle comunità attraverso i suoi tre pilastri, che sono formazione, territorio e solidarietà. E questo progetto, che appunto è un progetto di pet therapy, IPOU, racchiude tutti e tre i pilastri. Ed è una fondazione che non è nuova anche ad azioni di partenariato pubblico-privato. Perché abbiamo creato questa collaborazione con ASUF per questo progetto? Perché questo è un progetto che
nei quali i cani, che sono gli attori principali, fanno un po' da rompighiaccio, anzi, e da mediatori tra quello che è il mondo interno dei bambini e quello che è il mondo interno, e quindi portano i bimbi a relazionarsi socialmente e anche ad avere una comunicazione con quello che è l'esterno del loro mondo. È una cura ufficiale ormai in Italia dal 2003, per quanto il progetto di per sé abbia più di 60 anni. Ed è anche il motivo di questo progetto è anche quello di supportare con l'affetto e i bambini che sono ricoverati nelle pediatrie e che rimangono a lungo tempo da soli, e quindi questo porta quella leggerezza e quel momento di gioia data appunto dalla vicinanza. Eh sì, l'importanza soprattutto, lo ha detto la nostra ultima ospite, del cane, che è la figura di riferimento della pet therapy, senza dimenticare però anche tutti gli altri che danno una mano dal punto di vista emotivo, dell'empatia, a combattere degli stati di evidente disagio. E di disagio giovanile parleremo nella seconda parte insieme, approfondendo tematiche molto delicate sui tentativi di suicidio, disturbi d'ansia, insomma tante cose negative che condizionano i tempi d'oggi. Cercheremo di approfondirle con chi li vede e li combatte ogni giorno. Sarà quindi un argomento molto interessante da sviscerare insieme. Restate lì, per noi giusto un break pubblicitario e poi torniamo qui ancora in diretta. Eccoci di nuovo in diretta, abbiamo chiuso la prima parte insieme parlando della pet therapy, che è sicuramente uno strumento utile a combattere anche degli stati d'ansia. Abbiamo sentito dalle parole del direttore sanitario Turello anche di disturbi alimentari. Di queste cose sostanzialmente andremo a parlare nella seconda parte insieme con chi, come detto, se ne occupa quotidianamente per il suo lavoro. Nello specifico vado a salutare, ad accogliere nella nostra trasmissione la dottoressa Anita Cacitti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Insomma, dottoressa, partiamo dal pretesto, diciamo così. Oggi dicono che è il Blue Monday, il lunedì in cui c'è il picco di tristezza. Ovviamente banalità e battute a parte, il lunedì per quasi tutti i lavoratori è tra virgolette triste, ma noi parliamo di argomenti seri. Quanto è importante la battaglia che si deve fare contro chi ha bisogno di questi aiuti e di questi supporti nei momenti di difficoltà? Ma io credo che con molta tristezza, insomma, abbiamo sentito, no, di questa particolare situazione di taglio ai disturbi alimentari a livello nazionale, anche perché pur lavorando in prevalenza con gli adulti, sinceramente post pandemia c'è veramente una segnalazione costante anche di persone molto giovani che lamentano situazioni di ansia, di paura, di chiusura di un mondo scolastico senza motivazioni, anche laddove c'è un livello molto buono, no? Quindi questa situazione credo che avrebbe bisogno di una grande attenzione, e questa, leggevo le parole del professor Balestieri, insomma, lascia amarezza in bocca nelle famiglie, nelle persone, ma anche negli operatori che hanno davvero investito tanto nella loro formazione e nella possibilità di comunicare in modo efficace con queste realtà che sono davvero dolorose, molto dolorose. Per quanto mi riguarda, io sinceramente io mi occupo già, credo che da tanto ci siamo sentiti più volte, siete stati anche così cortesi con noi di dare voce al problema della obesità, e devo dire che viviamo un momento un po' particolare e dopo tante fatiche, perché anche noi ci siamo sentiti, come posso dire, non ascoltati su un problema come quello dell'obesità, che riguarda una percentuale veramente molto, sovrappeso e obesità, sono il 9% obesi severi e parliamo di un 20-25% di persone in sovrappeso, quindi dati molto, molto pesanti.
E per tanto tempo ci siamo sentiti un po' soli, un po' senza risorse. E adesso io devo dire grazie alla mia regione, grazie a questa amministrazione, perché proprio recentemente abbiamo avuto proprio da pochissimo tempo un finanziamento triennale di 30.000 euro all'anno, quindi per 3 anni, in base alla legge regionale 1623, articolo 8, comma 43-46. Questa cosa ci permette, questo finanziamento così importante, e ci permette davvero di strutturare un possibile intervento rispetto all'obesità e al sovrappeso, che in questi ultimi anni ha avuto una caratteristica fondamentale, e da una fascia di età 60, 50, 60, si è abbassata notevolmente, e abbiamo un picco 40-50. Ma la cosa che ci fa più piacere in questo momento è che il nostro lavorare non è legato solo alla città di Udine, quindi alla realtà udinese, ma ha avuto anche come posso dire, una risposta possibile in altre realtà. Fra queste due, spendo 2 parole per la realtà cividalese, che è una realtà che ci vede attori, no? Di questo nostro progetto, che ha come obiettivo quello di valorizzare la persona con tutte le sue risorse, quindi di lavorare meno sul sintomo obesità e disturbo alimentare, ma come risorse da poter attivare per modificare la qualità della vita. Quindi questa nostra presenza a Cividale ci ha permesso di, come posso dire, di sperimentare nuove modalità di lavoro, quindi una modalità di lavoro con sinergie importanti, quali quelle del centro salute mentale, con sinergie quali quelle del comune, e di pensare in questo momento a progetti nuovi, che sono quelli che vogliamo presentare per l'anno che verrà. Ecco, siamo in un momento di benessere, osiamo dire, no? E di Certo. ricchezza che ci vuole davvero far sentire attori, no? Protagonisti di una promozione della salute in termini quasi integrativi, vorrei dire, no? Non solo la cura, ma anche il potere fare in modo che sia il soggetto, la persona, che diventa responsabile della sua salute e quindi delega di meno, spende di meno, usa meno i servizi e meno i medici in medicina generale. Questa è un po' la Certo, nostra filosofia. assolutamente, ne approfittiamo anche per riepilogare, per vedere con l'aiuto della regia quello che fa lei, dottoressa, quello che fa la vostra associazione. Diamo peso al benessere con un sito internet che potete consultare, la scelta della salute, alcuni passi chiave, poi magari ne approfondiremo qualcuno, l'approccio, il dialogo, la qualità della vita, insomma, li leggiamo qui. Rielencate, anche l'aumentare le competenze in questo tempo in cui comunque c'è tra virgolette più benessere, ma bisogna stare attenti un po' a queste insidie, a queste trappole che soprattutto i giovani possono incapparvi, come abbiamo titolato, c'è questo aumento delle richieste di aiuto di giovani e famiglie. Entreremo nello specifico, però prima voglio presentare anche il nostro secondo ospite. Che ci segue in contemporanea, il dottor Gabriele Beltrame, presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Udine, perché lo affronteremo questo problema anche dal punto di vista farmacistico. Innanzitutto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. E questo è quello che affronteremo, però sentiamo anche le opinioni di Roberto Calvani, che abbiamo già sentito prima, il presidente dell'Ordine degli Psicologi, che su queste problematiche ha tracciato una linea che poi andremo a commentare in studio. Stiamo riscontrando un aumento delle richieste di aiuto, soprattutto dai giovani e dalle famiglie. Abbiamo dei dati abbastanza preoccupanti, se possiamo dire, abbiamo un aumento dei tentativi di suicidio negli adolescenti, con il reparto di pediatria che è pieno. Abbiamo un aumento delle richieste per quanto riguarda disturbi d'ansia, disturbi depressivi.
chiusura in se stessi, un aumento anche da parte dei tribunali delle segnalazioni sulle separazioni conflittuali, con quello che poi comporta anche la gestione dei figli, le separazioni. Diciamo che c'è una richiesta in forte aumento, disturbi anche di apprendimento da parte delle scuole. Segnaliamo, come avevamo già previsto purtroppo 2 anni fa, che ci sarebbe stata una sorta di onda lunga del disagio dopo la pandemia. I giovani portano avanti e si portano dietro ancora un disagio molto grosso per quanto riguarda il futuro, la paura di un futuro incerto anche dal punto di vista lavorativo, legato appunto anche alla crisi economica che stiamo vivendo. Gli adulti, appunto, anche in conseguenza della crisi economica, ma non solo. Abbiamo imprenditori che hanno chiuso le loro attività, abbiamo persone di una certa età che non sono troppo giovani, ma non sono neanche anziani da poter andare in pensione, che si ritrovano senza lavoro, e la richiesta anche a noi di aiuto è una richiesta proprio di sostegno, di supporto per una crisi, direi, esistenziale a questo punto. Rispetto alle dipendenze. Purtroppo le dipendenze sono una piaga che continua. Abbiamo un aumento delle ludopatie, un aumento dell'uso delle bevande alcoliche, soprattutto lo riscontriamo nelle donne come aumento, e da parte dei giovani un avvicinamento alle sostanze sempre più diffuso anche nelle scuole. Come si sta intervenendo sul territorio per cercare di contrastare queste situazioni? La Regione Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione delle risorse abbastanza importanti per il bonus psicologico regionale destinato agli studenti, e che si affianca e non esclude appunto il bonus psicologico nazionale gestito dall'INPS. Questo ha fatto sì che nello scorso anno abbiamo potuto rispondere a oltre 1.300 richieste di aiuto in regione, e oltre alle quasi 2.000 del bonus nazionale. Direi che questo anche ha aiutato a superare lo stigma della richiesta di aiuto allo psicologo. C'è una maggiore disponibilità alla richiesta di aiuto e a farsi aiutare. Questo è il quadro della situazione sotto tanti punti di vista. Volevo chiedere a Beltrame, perché in tanti, tutti gli attori protagonisti hanno citato l'onda del Covid non tanto come appunto problematiche di salute, ma come problematiche proprio relativamente alla psicologia, se post-Covid si è registrato questo aumento della vendita di psicofarmaci ansiolitici. Credo che il collegamento abbia un problema, quindi cerchiamo di ripristinarlo. La domanda la teniamo buona. Torniamo a parlare di questioni invece più strettamente relative alla psicologia. La domanda è più o meno la stessa. Anche lei, dottoressa Cacitti, prima ha parlato di queste problematiche post-Covid. Come si può intervenire appunto per creare delle situazioni di maggior benessere emotivo sotto questo punto di vista? E certo, io mi ricollego a questa situazione dei giovani che attraverso le famiglie, attraverso le persone che partecipano ai nostri gruppi trovano dei rimandi di grande preoccupazione nei genitori, soprattutto nelle madri in questo caso, e le richieste sono davvero precise. E l'unica possibilità che noi abbiamo in questo momento è quello di aprire dei nostri gruppi a dei ragazzi che ovviamente siano adulti, che abbiano superato i 18 anni, e in questo momento stiamo organizzando anche una di queste nostre prime esperienze. E certo, la complessità che i ragazzi presentano, che non è un'ansia solo
legata alla situazione al momento, ma è proprio legata alla paura di vivere, ci fa sentire forte la necessità di un'integrazione con altre professioni, con altri professionisti. Quindi noi cerchiamo di avere dei rapporti con i centri di salute mentale. Non è sempre facile, anche perché i centri sono oberati di lavoro e quindi le nostre richieste sono, diciamo, legate a realtà particolari, molto complesse, ma laddove abbiamo avuto la possibilità di collaborare con il centro abbiamo portato a casa dei grandi risultati. Io prima facevo un accenno alla realtà del Cividalese, credo che in questa seconda fase, dove riprenderemo dopo il primo anno di percorso dei gruppi di accompagnamento alla vita, alla competenza della salute, eccetera, ci sarà l'apertura di un nuovo gruppo all'interno del centro salute mentale con la collaborazione. Già sono cominciati gli invii perché riteniamo, insomma, di aprire quanto prima questa realtà. Certo, non si possono mettere insieme, e questo è il primo ostacolo che abbiamo incontrato, persone eterogenee o persone che appartengono alla stessa famiglia. Credo che la necessità sia proprio quella di programmare, di costruire insieme dei nuovi gruppi con, forse anche con figure professionali nuove. E qui diamo peso al benessere, sta cercando di investire in modo particolare la sua futura, no? organizzazione con delle figure che possano essere educatori, counselor e altre realtà, insomma, da poter scoprire e anche formare insieme. Assolutamente. E questo è quello che riguarda i giovani. Per quanto riguarda la realtà associativa, noi abbiamo oltre 2.000 persone, credo siamo 2.200 persone, ci troviamo di fronte a delle richieste che riguardano anche i vecchi, no? Le persone che hanno affrontato la vita e non sono riuscite a mantenere i pesi persi per difficoltà e stiamo aprendo su loro richiesta proprio un gruppo che abbia a che fare con gli anni verdi, sul riprendere un po' di vitalità persa. Perché crediamo che sì, è vero, ci sono i giovani, ma noi abbiamo una regione che ha una popolazione È vero. caratterizzata anche da un invecchiamento, per cui rispondere a queste persone ci pare importante, nel senso che l'invecchiamento attivo ha a che fare anche con la competenza e con la possibilità di risorse, di passare all'azione, che è il nostro pezzo forte, la sperimentazione attiva. Quindi di non fermarsi a un discorso teorico, ma di passare a un discorso di messa in moto della persona stessa, della sua famiglia ovviamente, perché ha sempre un'implicanza, e con la voglia, no? E con l'assunzione di responsabilità che la salute è il bene più prezioso che abbiamo e che di vita ne abbiamo una sola. Assolutamente, perché quello che riguarda un aspetto molto interessante che ci ha messo sul tavolo questa mattina, Roberto Calvani, lo sentivamo prima del suo intervento, dottoressa, è anche relativo all'organico degli psicologi, in generale, in regione in particolare. Si è parlato anche di liste d'attesa che possono, superare l'anno. Sotto questo punto di vista, anche, questa può essere una difficoltà ulteriore a trovare un rapporto immediato nel momento di bisogno. E leggo anche la considerazione che si faceva su questo bonus psicologo che appunto in data 10 gennaio è stato ratificato il decreto e che può dare una mano sotto questo punto di vista anche magari a chi ha un ISEE piuttosto basso. Certo, e questo è un problema serio. Il dottor Gravani sa benissimo che anche noi come associazione abbiamo più volte, no, sollecitato il coinvolgimento un pochino anche dell'ordine per avere dei professionisti, ma è un dato reale. E, ripeto, noi essendo un'associazione che ha a che fare con una maggiore elasticità rispetto al pubblico, non abbiamo liste di attesa enormi, anzi cerchiamo sempre di fare in modo che il tempo fra il primo contatto che avviene attraverso lo sportello di ascolto e noi sia un tempo abbastanza contenuto. Certo, siamo penalizzati dal fatto che noi, avendo gruppi, non possiamo certo aprire, e visto che siamo in persone, in numero di persone limitate, non possiamo certo aprire gruppi in continuazione, per cui i gruppi durano 8 mesi circa,
Ma il colloquio iniziale, l'aggancio con delle persone che sostengono l'associazione avviene abbastanza in tempi, diciamo, ridotti, ma soprattutto perché noi rispondiamo al di là di un orario stretto e qui l'ospedale di ascolto risponde davvero tanto e a tutte le ore e ci avvaliamo anche di tanti professionisti che ci aiutano al di fuori della nostra associazione, psichiatri, psicologi. Cioè, questa ricchezza che abbiamo potuto creare con il tempo, abbiamo 20 anni di storia, soprattutto durante il periodo della pandemia, è stata la nostra risorsa più grande e anche adesso continua, insomma. Certo, il discorso economico, la possibilità di aver avuto questa garanzia, che non è la sola, perché noi stiamo lavorando anche a altri progetti. Mi permette di vedere un pochino un futuro un po' più roseo, quindi la possibilità di assumere anche qualche altro professionista, anche qualche altro psicologo, insomma, in modo da far fronte in maniera più forte anche con questi progetti di coprogettazione che il Dipartimento di Salute Mentale sta portando avanti. Quindi, cioè, stiamo cercando di usare tutte le risorse possibili per rispondere, ma sempre nella logica di dare alle persone un potere, no? Un potere generativo rispetto a tutelare la propria salute e a difenderla. D'accordo, vediamo, dovremmo essere riusciti a ripristinare il collegamento con Beltrame. Avevo una domanda in sospeso perché in tanti tutti parlano dell'onda lunga degli effetti del Covid. Se voi in farmacia avete riscontrato numericamente post-Covid un aumento proprio della vendita di psicofarmaci, ansiolitici, di appunto farmaci utili a combattere questi stati depressivi. E allora vado a confermare sicuramente questo dato. Vediamo oggettivamente un utilizzo importante di farmaci ansiolitici e anche antipsicotici. C'è un aumento. Fondamentalmente questo tipo di sostanze, per fortuna, sono riservate agli adulti, però si nota anche soprattutto negli adolescenti dei disturbi di tipo nervoso che hanno bisogno di un supporto farmacologico. Parlo soprattutto di disturbi dell'alimentazione, ma anche di ansia, direi ansia legata alle prestazioni, cioè a riuscire a raggiungere i massimi livelli nei contesti in cui si è impegnati, soprattutto naturalmente se parliamo di ragazzi a livello scolastico. A livello, se un giovane, faccio un esempio banale, viene in farmacia, un giovane o comunque al di là che sia adolescente o magari anche in età maggiore, viene e chiede solo il farmaco o magari delle volte chiede aiuto a chi rivolgersi, se insomma sotto questo punto di vista chiede confronto anche al farmacista. Indubbiamente il nostro ruolo è importante perché rappresentiamo delle figure di riferimento anche per i ragazzi che magari ci hanno sempre visti durante il nostro lavoro e entrando in farmacia. E quindi io posso dire che anche da parte dei ragazzi, oltre che naturalmente da parte degli adulti, c'è una fiducia nei confronti del farmacista che rimane un punto di riferimento. Lo rimane per tanti motivi, anche per la sua capillarità, perché l'accesso in farmacia oggettivamente è facile, è semplice e anche la possibilità di confronto è relativamente semplice. Per cui i ragazzi entrano soprattutto nelle prime fasi di un eventuale disturbo nervoso e si rivolgono al farmacista chiedendo un rimedio che può essere anche in una prima battuta di origine naturale, non necessariamente un farmaco di sintesi. È chiaro che tutti noi, prima di arrivare a una conclusione, a un consiglio, cerchiamo il confronto per capire fino a che punto un disturbo che ci viene segnalato sia più o meno grave.
Vedo che quando parliamo di situazioni di questo tipo, molto spesso i ragazzi vengono in farmacia accompagnati anche dai loro genitori e si fanno aiutare anche da loro per cercare una soluzione. È chiaro che se i problemi diventano particolarmente importanti, non basta purtroppo un primo approccio come quello che può essere in farmacia, ma è necessario il supporto poi di specialisti e medici che svolgano delle indagini più approfondite e rispondano alle esigenze del caso. Accaciti, invece volevo chiedere, visto che siete in prima linea nella lotta, abbiamo detto prima, all'obesità, al disturbo alimentare, e si è parlato anche di tempi moderni, quanto i social sono una trappola, perché il body shaming ne parliamo, che sia sui social ma anche nella vita di tutti i giorni, quanto questo è diventato un nemico da combattere negli ultimi anni? Ma io credo che per quanto riguarda le persone che gravitano intorno al mio mondo di lavoro, non hanno avuto una grande incidenza. L'incidenza più pesante è stata sul consumo di farmaci che riguardano un po' il passato, cioè i farmaci che toglievano la fame, eccetera, eccetera. Oggi come oggi, credo che le persone che frequentano il nostro gruppo abbiano a che fare con una fame nervosa, per cui il vedere la pubblicità, l'utilizzo soprattutto durante la pandemia, no? Di possibilità di cucinare, di vedere anche attraverso i mass media un mondo della ristorazione sempre presente, sempre costante, sia stato un po' un limite, ma credo che in questo momento si stiano allontanando da questo, dedicando un po' l'attenzione in modo maggiore al proprio corpo. Ecco, questo abitare il corpo, questo volere in qualche modo, no? Cogliere la possibilità di un essere presente in modo maggiore è quello che stimoliamo in questo momento. In effetti abbiamo una serie di progetti, riprenderemo anche dei progetti di danza di gruppo, di animazione, di altro, o di promozione di iniziative che già esistono in altre realtà, proprio perché ci sia una possibilità di conoscere un corpo che quando cambia ti fa provare piacere. Il nostro ultimo messaggio è saziati di vita e non di cibo. Questo è il messaggio che avremo in quest'anno che arriverà, ecco, con molta forza, proprio perché proporremo delle cose attive, operative, e credo che anche il cibo possa diventare qualcosa che conosci meglio. E al nostro interno, in questo momento, ci sono due figure professionali che si occupano di cibo, un nutrizionista e una persona esperta in modo maggiore, si dedica all'aspetto educazionale, sia come si fa la spesa, sia come si comprano le cose, come si debbono leggere le etichette, che sembra una cosa scontata, ma non lo è proprio. Quindi c'è questa attenzione, credo, a un mondo davvero che riguarda i mass media, ma anche in chiave molto critica. È bello slogan, assolutamente, ben progettato, saziati di vita, non di cibo, che deve diventare sicuramente uno slogan da applicare nella vita di tutti i giorni per chi ne ha bisogno, ma anche per chi comunque ha già una buona forma fisica, ma va A sempre coltivata, assolutamente. Ringrazio la dottoressa Cacitti, che liberiamo davvero per il suo prezioso contributo. Voglio continuare su un altro fronte, velocemente con Beltrame, perché si parla, insomma, spesso, magari non in questa regione, ma in altre regioni, di carenza di farmaci e in alcuni casi di carenza di farmacisti. Un po' su queste due questioni, com'è il polso della situazione? Allora, indubbiamente la carenza dei farmacisti è una realtà consolidata. Ci troviamo in una situazione tale per cui Peccato, non avremo risposta, credo, a questa domanda con il dottor Beltrame, perché si è interrotto il eccomi. collegamento. Sicuramente poteva essere interessante capire la questione. Avevamo comunque
riscontrato soprattutto questo problema della carenza di farmacisti in alcune regioni anche, tra virgolette, insospettabili, come il Trentino Alto Adige, e anche, ma forse ce l'abbiamo ancora, il dottor Beltrame. Sì, andiamo. Non ha l'audio, peccato. È proprio un collegamento che non riesce a perfezionarsi con il presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Udine. Chiedo lumi alla regia, insomma, se possiamo riuscire a ripristinarlo in tempi brevi, perché anche c'erano sicuramente delle tematiche interessanti da approfondire. Vediamo, no? Ancora audio assente, probabilmente, per quello che riguarda il dottor Beltrame. Proviamo così, allora. Sì, l'audio assente, la regia mi viene incontro. Magari proviamo a fare un ultimissimo tentativo, anche magari inizio la prossima parte, se non riusciamo a ripristinarlo subito, così abbiamo i tempi tecnici della pubblicità per riuscirci, prima di andare nelle altre tematiche che dobbiamo approfondire. Quindi facciamo così, break, tentiamo di concludere questo fronte e poi passiamo ad altro. Eccoci qua per la terza parte insieme di ore 12, per continuare il nostro percorso nelle situazioni e nelle notizie di giornata. Abbiamo parlato di cronaca e di tante altre cose, con anche un ampio sguardo sui problemi alimentari, disturbi d'ansia e tante cose. Chiedo alla regia se abbiamo possibilità un'ultima volta di sentire il dottor Beltrame su altri fronti, o se purtroppo è stato un collegamento, purtroppo non c'è di nuovo l'audio, credo, no? Giusto? Lasciamo quella finestra aperta, io me la gioco quando ci riusciamo, se ci riusciamo, perché volevo delle notizie sul picco influenzale che chiederemo più in là, qualora riusciremo a ripristinare la situazione del collegamento. Però abbiamo da parlare invece di un episodio di cronaca che ha coinvolto un ragazzo di Udine e che sicuramente è balzato agli onori della cronaca per via del coinvolgimento di un paio di giocatori dell'Inter. Stanno imperversando tantissime ricostruzioni, ma noi ne andiamo a parlare con lo studio legale Tutino, che comunque difende quelli che sono gli interessi del ragazzo in questione. Abbiamo con noi Simone Tutino, ben trovato, buongiorno. Buongiorno signor Giovan Pietro. Buongiorno a lei Tutino, le volevo chiedere un po', abbiamo letto sui giornali, adesso entriamo nello specifico di alcune ricostruzioni, quello che è la vostra ricostruzione, la ricostruzione del ragazzo che assistite.
Allora, per quanto ci riguarda, stiamo trattando un'amara e un'antipatica vicenda, ecco, quindi doveva essere una serata di divertimento per tutti, si è conclusa appunto come qualche titolo che ho letto, insomma, con una serata no, ecco, questa è la situazione. E purtroppo questo ragazzo, questo friulano, si trovava nel locale. Mentre stava pagando il conto, vuoi il buio, vuoi il contesto appunto della discoteca, è andato ad accendere la torcia del telefono per vedere l'importo del conto da pagare, no? Certo. E una volta che questa torcia si è accesa, è stato avvicinato da un soggetto che gli contestava appunto di aver effettuato delle riprese o dei video, e questo soggetto, non noto, non conosciuto, avrebbe parlato in nome per conto di due giocatori che si trovavano ad una distanza breve da dove è intervenuto questo quesito. Da lì, questo portavoce dei giocatori, definiamolo così, deve essere andato a riferire questo diniego sull'aver effettuato foto e video, e quindi i giocatori personalmente si sono presentati da questo giovane friulano, appunto nostro assistito, chiedendo nuovamente di riprese di video evidentemente fatte verso di loro. Ad aver negato nuovamente la cosa, preso per il braccio, è stato accompagnato all'esterno del locale dai due giocatori, più da questo loro portavoce, più da un organizzatore della serata, appunto per visionare il telefono, visionare appunto all'interno delle fotografie, delle raccolte fotografiche, video personali, oltre che del dispositivo telefonico, anche all'interno di social appunto che c'erano e che aveva all'interno dell'apparato telefonico, quindi insomma una vicenda sicuramente oltraggiosa e difficile da affrontare. Oltre a tutto questo sono scesi poi a delle situazioni non simpatiche, come quella appunto che gli è stato chiesto che squadra tifi, e alla risposta che questo ha detto Milan, allora a questo punto devi dire, gli hanno imposto cosa dire, una che sono situazioni che si commentano da sole, sono situazioni che sono difficili anche da credere, ecco, questo è il mio pensiero. La domanda è, E una piccola. sì, no, volevo sapere appunto come sta il ragazzo e quanto questo ingresso a piedi uniti, usiamo una metafora calcistica, nella sua privacy, cioè andare a vedere social, gallerie, è chiaro che è qualcosa che non ci si può permettere solo per una presunzione di aver fatto una foto in un locale. Devo dire che per chi lo conosce è un ragazzo molto per bene, è un ragazzo composto, è un ragazzo elegante, e lo dico non per minore importanza, è un ragazzo anche di famiglia o comunque insomma di suo benestante, quindi anche questo deve essere un elemento insomma da valutare, perché si sono susseguiti anche dei commenti dove dicono: ah, ecco, i calciatori per delle finalità di chissà quale tipo, insomma. Assolutamente no, l'unica cosa che noi avremmo chiesto ad oggi appunto sono le scuse formali, anche perché purtroppo giustamente come mi ha chiesto l'ha vissuta in maniera assolutamente drammatica sotto un aspetto personale e psicologico. In quella serata, in quel locale, lui si è sempre presentato in maniera elegante, in maniera precisa, non ha mai avuto alcun tipo di situazione, conosce gli addetti alla sicurezza, conosce gli organizzatori, quindi voglio dire un atteggiamento, un comportamento degno di nota e come tutti dovrebbero avere quando vanno in casa d'altri.
Dispiaciuto perché l'altro ieri sera, cioè questo venerdì sera, presentatosi a Milano per partecipare ad un'altra serata nel medesimo locale, mi ha riferito e mi ha chiamato appunto dalla Lombardia dicendomi: caro Tutino, mi hanno chiesto di incontrarmi due soggetti appunto della discoteca. Mi hanno detto che il mio accesso potrebbe essere ripristinato e garantito se ritiro la denuncia che ho fatto. Quindi si è trovato anche in difficoltà, non ha potuto partecipare alla serata appunto di sabato sera presso il privé della discoteca Hollywood, come sappiamo, e quindi voglio dire, oltre al danno alla beffa, no? Come si suol dire, insomma, qua si cerca di far bene, si cerca di fare le cose a regola d'arte, ma anche sotto questo aspetto poi rischi di essere così martellato. Confidiamo nella giustizia, confidiamo nell'attività che svolgerà la Procura della Repubblica di Milano. Come sapete, insomma, avrete letto, abbiamo dimesso immediatamente la custodia del telefonino affinché appunto possano essere fatte le verifiche dattiloscopiche appunto nel reperto che è stato dimesso proprio alla ricerca delle impronte dei due calciatori. E non abbiamo fatto nomi, qualche quotidiano oggi riporta qualche nominativo. Esatto, un nome l'abbiamo sentito, sul Gazzettino si parla di Arnautovic. Dobbiamo dirlo, deve dirlo. Noi su questo, ripeto, non vogliamo sembrare anomali, antipatici e non collaborativi con la stampa, perché crediamo di avervi dimostrato, insomma, molte volte di avervi portato sempre nel cuore e svolgete un ruolo estremamente importante per la società. Proprio per non sembrare che ci siano delle nemmeno velate, nemmeno dei velati pensieri su finalità diverse, noi non intendiamo nella maniera più assoluta dare i nominativi. Sappiamo che è una vicenda delicata. Ci sono già arrivati dei rumors dove uno dei due giocatori sarebbe in grossa difficoltà anche familiare perché non poteva essere lì quella sera perché è sposato con figli e quindi pare abbia dichiarato che era in altro luogo. Non conosciamo le condizioni contrattuali che hanno con la società, per cui giorno, notte, orari che eventualmente abbiano rispetto di situazioni e quant'altro. Quello che però voglio aggiungere è che noi abbiamo già interessato anche nella giornata di sabato la Procura federale della Federazione Italiana Gioco Calcio, ecco, perché essendo dei Certo. professionisti, come tutti, c'è un obbligo in virtù della mansione che viene svolta di rispettare le regole e le disposizioni, oltre che nel campo, anche all'esterno. Anch'io, come consulente del lavoro, ho degli obblighi deontologici da rispettare. Con l'attività, ma anche mentre passeggia, ecco, per questo è quanto. Quindi in conclusione, voi ribadiamo, chiedete scuse formali, insomma, anche per non fare dietrologia, non è un problema puramente di approfittare di una situazione che è negativa, che è stata drammatica, vissuta drammaticamente dal protagonista e contestualmente diciamo non siete d'accordo con chi fa delle ricostruzioni invece riduttive, in cui dice in realtà non è successo nulla di che. Allora, io credo che siamo giunti ad un punto con la nostra società dove a livello di supporto morale non so più cosa fare, cioè è meglio che sminuiamo certi fatti o è meglio che li attenzioniamo? Ora, io credo che se la vicenda fosse intervenuta fra due o tre compagni di squadra, che si confrontano su una questione ed escono dall'oratorio o escono dal locale per vedere cosa sia successo, per confrontarsi magari dove c'è una musica un po' meno alta, sia una certa situazione. In questo caso io credo che in virtù della tipologia di persone, quindi dei personaggi pubblici di fama nazionale, che quando vogliono
sanno essere i primi della classe, no? Vuoi come dimostrazione di persone, vuoi come anteprime di abbigliamento o di accessori nel mondo della moda e della vita, credo che debbano essere i primi e debbano essere anche attenti in quelle che sono le situazioni che si possono andare a creare con vicende del genere. Ora, la vicenda è seguita dall'avvocato Francesca Tutino, la quale ritiene che la vicenda possa ravvedere anche tre o quattro capi di imputazione sotto un aspetto penale, no? Perché non c'è solo la questione della privacy, c'è la questione della minaccia, c'è la questione di un possibile esercizio arbitrario delle proprie ragioni, c'è la questione che la vicenda è avvenuta in un contesto di concorso anche tra più persone, quindi può portare o potrebbe portare insomma dei risvolti veramente antipatici per un eventuale colpevole sulla vicenda. E sono anche papà io, quindi insomma ho un ruolo di educatore, credo importante, come lo abbiamo ognuno di noi. Non va bene sempre minimizzare, non va bene lasciar correre. Questo ragazzo si è sentito violentato nella sua psiche, perché voi provate a immaginare permettere a terzi sconosciuti, perché di fatto così li definisce, anche perché non ha nessun interesse o verve calcistica, cioè sotto l'aspetto non è che va alla ricerca della fotografia o del calciatore, insomma, assolutamente, che si impossessino di un tuo oggetto personale, perché ognuno di noi sa quanto proprio è il cellulare che si ha in uso, no? Insomma, dove ci sono all'interno moltissime cose proprie di famiglia, di lavoro, e che terzi pretendano, no? Perché poi gli hanno addirittura messo davanti alla faccia il telefono per sbloccarlo con la Face ID, credo che sia insomma devastante all'interno del proprio essere, no? Anche perché non ti puoi difendere, la vicenda sarebbe degenerata. Sono persone di un certo tipo, abbiamo visto anche che parrebbe il locale ha preso una posizione schierandosi su una facciata che non è quella del ragazzo che ha subito il problema, non siamo neanche stati chiamati, sentite, io sabato notte con lo studio abbiamo cercato fino a tarda notte il titolare del locale per capire e per cercare di dirimere questa situazione, anche qui. Ripeto, ritengo che si possa in qualche modo aver perpetrato un possibile reato, perché il locale è un locale pubblico, quindi io inibisco l'accesso, o meglio, gli addetti alla sicurezza, gli ASC, inibiscono l'accesso a uno che ha creato delle problematiche di ordine pubblico e di altro tipo, ma il nostro non è mai stato né deferito né richiamato, insomma, anzi, da uno o due addetti alla sicurezza, insomma, che abbiamo anche indicato nell'atto di denunzia con l'avvocato Tutino Francesca, abbiamo messo i nominativi di questi addetti alla sicurezza, che insomma sappiamo essere, seppur delle figure che devono intervenire nei momenti più delicati, ma insomma sono anche quelli molte volte più cordiali e più cortesi, che ti danno la buonasera quando arrivi, che ti danno le indicazioni ad entrare. Quindi nasce una confidenza anche con queste figure, no? Che sono anche forse le più autorevoli e autoritarie all'interno del locale. Grazie mille, Tutino. Quindi amarezza, Amarezza tanta, eh? amarezza, tanta amarezza, speriamo che si possa concludere. Esatto. L'interesse di tutti è che una stretta di mano Ci e aggiorniamo sotto questo punto che di insomma vista, si perché possa. sarebbe interessante che ci fosse questa riconciliazione. Ce l'auguriamo un Certo, po'. insomma, credo di sì, credo di sì. Un po' di Anche perché le borsa. persone, al di là dei momenti concitati e poi a tarda notte, no? Sì, Io si credo sa, no? che Può essere. portate ad una riflessione, ad un confronto Un po' amico, credo meno che poi sia la cosa lucido. Sì. migliore, Esatto. Un po' più di lucidità. Grazie mille davvero per il tuo ecco. A intervento. lei, signor Giovan Pietro, e agli ascoltatori e alla redazione. Grazie, buon lavoro. Estenderò i saluti a tutta la redazione. Un saluto, velocemente per chiudere l'argomento, sono riuscito a ritrovare sul Gazzettino il
il caso che parlava proprio, faceva il nome di Arnautovic e di un altro giocatore dell'Inter, però abbiamo sentito dalla voce dello studio legale, nomi dei giocatori non interessa farli e non li faranno. Mi perdonerà per l'attesa, il dottor Beltrame, ma avevamo aperto un altro argomento, torniamo per concludere un discorso rimasto in sospeso che ci interessava sulla carenza di alcuni farmaci, se appunto può confermare la carenza di farmacisti. Allora, stiamo effettivamente facendo i conti con una carenza di farmaci. Questo però non significa che ci sia un'emergenza importante. Sicuramente non siamo nella situazione che abbiamo vissuto durante il Covid, in cui era veramente difficile riuscire a trovare dei farmaci estremamente importanti anche per la cura della patologia. Al momento non posso negare che manchino alcuni cortisonici per aerosol, alcune insuline, alcuni antiacidi, quindi delle carenze ci sono, però questo non vuol dire che siamo in un'emergenza. Io invito le persone a fidarsi dei farmacisti, noi cerchiamo sempre di proporre delle soluzioni compatibili con quelle che sono le prescrizioni mediche o le richieste dei cittadini, andando ad attingere a farmaci equivalenti o uguali con altri nomi commerciali o comunque che appartengano alle stesse categorie dei farmaci richiesti. E allo stato attuale, nella stragrande maggioranza dei casi, delle risposte si trovano e quindi le persone molto molto difficilmente rimangono senza farmaci. Un'altra cosa che mi preme sottolineare è che il farmacista può rispondere anche con la sua attività galenica, quindi con le preparazioni all'interno del suo laboratorio galenico, alla preparazione di farmaci che in quel momento sono carenti, mancano o che l'industria non riesce a fornire. Per cui possiamo preparare, così come abbiamo fatto durante il periodo della pandemia, ricordo il paracetamolo in sciroppo, l'ibuprofene, il diazepam, per esempio, anche farmaci molto importanti, possiamo prepararli nei dosaggi e nelle forme desiderate dai pazienti e dare così alle persone la possibilità di curarsi grazie al nostro lavoro. Lo facciamo quotidianamente. E la regione è stata investita, insomma, da tanti malanni stagionali, il picco influenzale è stato superato. Come sta procedendo la situazione sotto questo punto di vista? Sono stato proprio di turno di servizio durante il periodo natalizio e anche durante il periodo dell'Epifania e vi posso dire che sicuramente durante le giornate del Natale, proprio quelle giornate, Vigilia, Natale, Santo Stefano, abbiamo raggiunto il picco massimo dei disturbi influenzali. Che di solito durante questo periodo si presentano. Ora rimane comunque una certa diffusione di patologie respiratorie legate a forme appunto influenzali, ma sicuramente in numeri che sono più contenuti e oserei dire che fanno parte della normalità stagionale. E per quanto riguarda invece in chiusura, chiaramente Covid che c'è ancora, a livello di tamponi, sia per l'influenza che per il Covid, come procede la richiesta nelle farmacie del territorio? Tamponi, richieste di tamponi direttamente in farmacia eseguite da noi, diciamo c'è una flessione importante, richieste di tamponi per autodiagnosi, queste sì. Un'ultima cosa aggiungo rispetto alla domanda che mi aveva fatto prima,
C'è effettivamente carenza di personale. In questo momento sul territorio della nostra provincia di Udine abbiamo 70 farmacie che stanno cercando un farmacista e non lo trovano. Questo alla luce anche dei nuovi compiti che ci competono, quindi telemedicina, appunto tamponi e altro, che dopo il Covid ci troviamo con grande soddisfazione, impegno, sia soddisfazione nostra ma anche dei cittadini a svolgere. Oggettivamente, è aumentato il numero, delle necessità che si riscontrano all'interno della farmacia, ma nello stesso tempo è diminuita la possibilità di attingere a personale appena formato, appena laureato, perché non si trovano sul territorio farmacisti disponibili a intraprendere il loro percorso lavorativo all'interno delle farmacie. Ed è una chiusura molto interessante del nostro discorso. Ancora grazie, dottor Beltrame, e buon lavoro. Grazie a voi, a lei, agli ascoltatori e un saluto caro. Chiudiamo questo discorso che abbiamo un po' procrastinato per via di un collegamento da perfezionare che alla fine andava stra bene. Adesso parliamo degli alpini, perché oggi sono stati presentati in conferenza stampa degli interventi di ripristino e riqualificazione di alcuni importanti sentieri e rifugi nel Friuli Venezia Giulia. Li ha intercettati Angela Accaino con il consigliere regionale Maur Mair e alcuni presidenti di sezione che hanno proprio spiegato come verranno utilizzati questi finanziamenti. Le montagne sono un patrimonio, un valore importante per il Friuli Venezia Giulia. Le montagne sono il territorio degli alpini. Consigliere Maurmair, cosa prevede l'iniziativa che la Regione ha messo a punto? Ma questa misura prevede di coinvolgere appunto questo meraviglioso mondo di volontariato che è rappresentato dagli alpini che ci mettono sempre il loro lavoro. Noi daremo l'opportunità con delle risorse, sono 300.000 euro, la possibilità di acquistare materiale per sistemare, adeguare, valorizzare e magari anche predisporre nuovi rifugi che sono nelle loro proprietà. Viene toccato tutto il territorio regionale, dalle montagne del Friuli Occidentale fino alla zona del Cividalese. Quindi è una grande opportunità per poi gli appassionati della montagna sapere che sui sentieri che sono in carico al mondo degli alpini si potrà salire e scendere dalle montagne e anche trovare un rifugio adeguato, magari per passare anche una notte. Dante Soravito De Franceschi, presidente dell'ANA di Udine, oggi alla conferenza stampa per presentare questi interventi di recupero di baite, rifugi, sentieri gestiti dall'ANA in montagna. La montagna è il territorio degli Nostro, alpini. esatto, sì, il nostro territorio. Ma noi, grazie ovviamente a contributi, prima di tutto del comune di Paularo, noi abbiamo un rifugio a Cason di Lanza, l'abbiamo intitolato all'ottavo reggimento alpini, è stato un recupero di una ex casermetta e iniziato il recupero nel 2014, quando ovviamente il comune di Paularo ci ha dato la disponibilità di questa ex casermetta e ovviamente grazie al contributo degli alpini della sezione di Udine, ma il grosso contributo degli alpini di Paularo, che ovviamente non smetterò mai di ringraziarli, abbiamo cominciato a ristrutturare questa casermetta. È durato 4 anni, perché ovviamente si può farlo solo durante il periodo estivo. Lì la neve, siamo a 1550 metri, quindi la neve viene giù copiosa, pertanto non si può, il periodo invernale non si può fare niente, anche per il freddo ovviamente che c'è. Nel 2018, il 21 luglio, l'abbiamo inaugurato e quello che noi ci eravamo preposti era quello di avere un campo base per tutti gli escursionisti, prima di tutto soci dell'ANA. Qualsiasi associazione, ANA, sezioni, gruppi che volessero ovviamente andare a vedere, a scarpinare su queste montagne, avere un posto in cui potersi riposare, potersi fare da mangiare, perché ovviamente c'è dentro la cucina, c'è tutto, insomma, è un rifugio di montagna. E quindi l'abbiamo inaugurato e quello che noi abbiamo voluto, siccome rifugi intitolati
a nostri reparti ce ne sono, ma non ce n'erano dell'ottavo reggimento alpini, e quindi noi abbiamo voluto intitolare a questo reggimento, e le stanze che ci sono dentro le abbiamo titolate ai 7 alpini che purtroppo sono deceduti in Afghanistan. Quindi è un qualcosa che di ricordo, di memoria, ma anche perché chi viene, che magari non sa la storia, riesce a leggere, a capire e sapere il perché di queste motivazioni. Motivazioni di montagna, noi siamo abituati ad andare in montagna e quindi abbiamo voluto continuare questo nostro grande, come posso dire, grande voglia di scarpinare in montagna. Con Antonio Ruocco della sezione Ana di Cividale invece parliamo dell'intervento realizzato dalla vostra sezione. In cosa consiste? Beh, noi abbiamo il gruppo alpini di Pulfero, ha una baita sulle pendici del Matagliura, 1400 metri nel versante nord-est, e abbiamo chiesto di fare degli interventi di ristrutturazione sia ordinaria che straordinaria. Come viene utilizzata questa baita adesso? La baita viene utilizzata, come dicevo, dal gruppo alpini, ma non solo dagli alpini, viene utilizzata anche dagli escursionisti che vanno sul Matagliura e che magari si vogliono fermare qualche notte in quota. Ilario Merlin della sezione Ana di Pordenone, in questo caso l'edificio che voi volete ristrutturare si trova sul Piancavallo? Allora, sono 4 interventi, uno su Piancavallo che è una baita gestita dagli alpini, e un altro intervento sarà a Meduno, esattamente in località Forchia di Meduno, Rifugio Giulia, quindi è molto indicato anche da un punto di vista storico. Da lì poi si parte per raggiungere i 2 sentieri, che uno si chiama 8° Reggimento Alpini e 3° Reggimento Alpini. Questo rifugio è tra l'altro nella strada che porta dove c'è la pista di lancio del parapendio, quindi è molto usato anche per chi ci passa lì, perché ha un'ampia area aperta dove ci può tranquillamente pranzare e fermarsi a fare un po' di picnic. L'altro intervento è a Barcis, presso la località Quol, anche lì c'è una struttura dove parecchie persone si fermano ed è utilizzata non solo dagli alpini ma anche dai viandanti. L'ultimo intervento è al cimitero di guerra della Val d'Aros, dove abbiamo una struttura di proprietà del gruppo alpini Clauzetto, l'unico cimitero di guerra in provincia di Pordenone che è curato da noi alpini, e lì annualmente viene fatta la cerimonia ovviamente nel ricordo dei caduti italiani e austriaci, e anche in questo caso qui la struttura viene utilizzata da tutti perché è sul passo e lì è aperta e quindi si può bivaccare tranquillamente e anche fermarsi per un pranzo al sacco. Bellissimi scorci suggestivi delle montagne del Friuli Venezia Giulia nelle interviste realizzate da Angela Caino. Adesso l'ultima pubblicità, poi apriremo la pagina sportiva. Eccoci di nuovo in diretta per l'ultima parte insieme per ore 12 con lo sport. Lo vedete già dall'inquadratura innanzitutto. Francesco Pezzella, ben trovato. Qui Stefano, grazie. Parleremo di tante cose oggi perché... Ricco menù, a parte l'Udinese che occupa la maggior parte naturalmente del nostro spazio sportivo, dopo il bel pareggio di Firenze, che poteva essere una vittoria, ancora una volta sfumata nei minuti finali. Questa volta c'è poco da recriminare, nel senso che il calcio di rigore che è stato dato alla Fiorentina, quando ormai mancava pochissimo al 90°, è un calcio di rigore sacrosanto sul quale non si può dire nulla, però la squadra di Cioffi ha dimostrato ancora una volta, contro una delle formazioni più in forma del campionato e sicuramente in grado di lottare anche per posizioni di classifica ambiziose, Champions League per la Fiorentina, è stata sicuramente una gara di grande carattere, oltre che di gioco propositivo e di una dimostrazione dunque che questa Udinese, al di là di quello che attualmente esprime la classifica, può sicuramente fare di più e può ambire a tirarsi fuori dalle problematiche di classifica prima possibile, sperando naturalmente di già con il Milan di andare a confermare il fatto che contro le grandi le prestazioni arrivano, e speriamo che arrivi anche un buon risultato contro i rossoneri, peraltro lanciatissimi. Ma parleremo anche di calcio dilettantistico con il derby tra il Chionze e il Challins Muzane, che aveva ottenuto una vittoria prima di questo derby, sperava di potersi rilanciare magari vincendo proprio
il derby regionale delle squadre di Serie D e invece ha perso ed è ripiombato nel baratro. E poi invece una straordinaria Lisa Vitozzi per quanto riguarda il biathlon, una atleta che è riuscita a conquistare un successo molto importante, peraltro contro due avversari norvegesi molto forti, ha portato a casa un primo posto in Coppa del Mondo che davvero l'ha resa felice e ha reso felice tutti i suoi sostenitori, tutti i suoi fan. E poi come non parlare anche di basket, perché c'è stato il derby venerdì. Parleremo poco del derby, parleremo più di Cividale che invece derby Udine-Trieste, parleremo più di Cividale perché ha messo le ali Cividale, è riuscita a battere Rimini dopo aver battuto Forlì, che è peraltro una squadra di alta classifica, quindi anche in questo caso dimostrazione di carattere, ma anche di una squadra che evidentemente aveva bisogno di uno scossone positivo per poter invertire la tendenza della stagione. Per un certo numero di partite è rimasta all'asciutto a secco di vittorie, poi ha cominciato a inanellare prestazioni e successi, battendo Forlì e superando anche Rimini in uno scontro diretto molto importante. Rimini è una squadra che sta tutto sommato nelle stesse condizioni di Cividale. Cividale quindi si rilancia e addirittura adesso ha 12 punti ed è una squadra che può, secondo me, in questa seconda parte di stagione ritagliarsi un ruolo da protagonista. E peraltro ci sarà il derby contro Trieste, quindi si intrecciano delle situazioni di classifica e di condizioni anche di forma delle squadre in questo momento del nostro Friuli Venezia Giulia importanti. Per tra chiudere venerdì, poi, perché sabato comunque venerdì, gioca l'Udinese, come il derby, sì, certo, non come è proprio derby, Udine, ma come il derby di Udine, anche in questo caso, beh, Cividale Udine sono 15 chilometri, dunque è giusto due eventi sportivi così ravvicinati dal punto di vista dei chilometri nello stesso giorno dovranno essere dunque separati. Il sabato gioca l'Udinese contro, si giocherà la prossima partita in casa contro il Milan, il venerdì ci sarà il derby tra Cividale e Trieste a Cividale. E poi parleremo di pallavolo, perché la CDA Talmassonzi, in attesa di giocarsi la Coppa Italia a Perugia, non ha perso di vista l'impegno con il campionato, mettendo a segno una bella vittoria. Dunque parleremo di tutto questo in questo nostro spazio. Direi di riepilogare i risultati. Partiamo con i risultati di Serie A. Andiamo veloce con i risultati, perché alcuni erano già andati in archivio: lo 0-0 dalla Genoa e Torino, la vittoria importante del Verona 2-1 sull'Empoli, la goleata 5-1 dell'Inter a Monza. Ieri si è giocato Lazio-Lecce 1-0, sofferto. Cagliari-Bologna, vittoria in rimonta dei Sardi che complica la classifica dell'Udinese, 2-1 Napoli-Salernitana, Fiorentina-Udinese 2-2, Milan-Roma 3-1, una gran partita del Milan, prossimo avversario dell'Udinese, stasera Atalanta-Frosinone, domani Juventus-Sassuolo, classifica che vede comunque un Udinese raggiunta dal Cagliari a 18, però Verona 17, si staccano le ultime due, Empoli 13, Salernitana 12, quindi comunque certo che bisogna vincere. Peccato per quei due punti sfumati ieri, che potevano regalare addirittura due posizioni in più in classifica. Sì, potevano regalare due posizioni in più in classifica, una classifica che sarebbe comunque rimasta corta, ma con due punti in più certamente sarebbe stata più bella, se non altro dal punto di vista visivo, no? Vedere l'Udinese che si trova proprio ai margini della zona di retrocessione con 18 punti, questo deve anche farci fare dei ragionamenti, ma in chiave ovviamente più a medio e lungo termine, su quella che sarà la quota salvezza, perché cominciano a correre un po' tutte, anche quelle che erano dietro, rimangono un po' staccate l'Empoli e la Salernitana, che tuttavia non sono assolutamente tagliate fuori da nessun discorso. Ultimo, l'Empoli potrebbe cambiare l'allenatore. L'Empoli potrebbe cambiare proprio adesso. Sì. Vedremo. Allora, ma intanto andiamo a riepilogare quello che è successo ieri a Firenze. È stata, come detto, una partita di carattere, ma anche di un buon gioco espresso dall'Udinese, che avrebbe potuto segnare anche qualche gol in più e chiuderla prima di arrivare al punto del calcio di rigore subito, purtroppo correttamente fischiato dal direttore di gara, richiamato peraltro dal VAR, dove c'era Errati, un fallo di mano di Ferreira che purtroppo è stato fatale. Dagli 11 metri in Zola non ha sbagliato, poi ha colpito anche un palo con Bonaventura la Fiorentina, dunque tutto sommato per come è andata poteva andare meglio, ma poteva anche andare peggio, dunque il pareggio sicuramente è un ottimo risultato contro una squadra che, come dicevamo prima, è tra le migliori di questa stagione. Vediamo il servizio che riepiloga i gol e le migliori azioni del match.
La prima giornata del girone di ritorno vede l'Udinese pareggiare nuovamente con un gol subito nel finale. La sfida tra Italiano e Cioffi, l'uomo che ha interrotto il tabù Franchi, va subito a mettere la partita sui binari giusti su una palla recuperata da Lovric su Mandragora. Lo sloveno dialoga con Lucca, disorienta Ranieri sinistro all'angolino. Gran gol, il primo in questo campionato per Sandy Lovric, che torna a segnare dopo il gol nel turno di Coppa Italia contro il Catanzaro. Una ripartenza fulminea nonostante il controllo così di Lucca, che poi però è bravo con l'esterno a tornare dal centrocampista sloveno, destro sinistro e palla in buca d'angolo per il vantaggio dell'Udinese, che era partita meglio e la mette, come detto, sui binari giusti con Cioffi che cerca e spera nella impresa bis rispetto a quella di due stagioni fa. Potrebbe addirittura raddoppiare l'Udinese con questa palla di Wallace in profondità, buca Samardžić, buca la difesa della Fiorentina, ma Lucca tira forse troppo presto e troppo centrale. Terracciano si distende facilmente e disinnesca, ma l'Udinese gioca molto meglio da Camarà a Pereira, che potrebbe darla a rimorchio a Lovric, preferisce calciare. Terracciano capisce, la blocca lì con Lovric che chiama a gran voce il pallone a Pereira, ma il capitano non riesce a vederlo, ci prova con il sinistro, bravo e fortunato Terracciano a dire di no. E a proposito di sinistro, Samardžić, ripescato titolare per le condizioni non perfette di Pagero, nonostante le voci di mercato, arrota un bel sinistro sul calcio di punizione, la palla gira la barriera, ma Terracciano con un intervento super torna a essere quello che aveva deciso la partita dell'andata. Samardžić ci prova poi anche dal tiro dalla bandierina, Terracciano attento a deviare in calcio d'angolo in quello che è un monologo clamoroso dell'Udinese nel primo tempo. Nella ripresa cambia qualcosa la Fiorentina, soprattutto fa entrare Faraoni, esordio in viola per l'ex di turno che pennella sulla testa di Beltran, gol dell'1-1 con il numero 9 che aveva latitato per tutti i primi 45 minuti, bravissimo a prendere il tempo a Nequen Perez e a girare all'angolino con Okoye, che non può intervenire su un bellissimo gol dell'attaccante argentino che fa subito 1-1. Ma l'Udinese non ha paura di questa Fiorentina e torna ad aggredire, ad attaccare. Entra Toven in coppia con Success davanti, Terracciano rischia un pasticcio clamoroso, poi abbraccia e bacia il pallone che per sua fortuna sfugge dalle mani, va sul palo e torna proprio tra i guantoni del numero uno della Fiorentina. Il 2-1 dell'Udinese è un pezzo di bravura ancora di Sandy Lovric, che resiste a due cariche, palla al rimorchio, Success la lascia sfilare, Toven con il destro, non è il suo piede, la mette nuovamente all'angolino e fredda Terracciano per il gol che riporta di nuovo avanti l'Udinese. Da riapprezzare il lavoro di Lovric, che è innescato da Eizibue. La palla al rimorchio è davvero perfetta, Faraoni aveva fatto benissimo in occasione dell'assist, qui chiude in ritardo su Toven che con il destro fa gol, partita che torna a mettersi nel migliore dei modi per l'Udinese. Su questo tiro da corner però l'episodio punisce la formazione di Cioffi, Beltran è talmente sicuro che arrivi il rigore che va a prendersi il pallone ancora prima della revisione VAR, e in effetti le immagini gli danno ragione, braccio troppo largo di Joao Ferreira, Pairetto richiamato da Irrati, fischia la massima punizione per la Fiorentina, non va Beltran sul dischetto ma Anzola appena entrato e la mette all'angolino facendo sedere Okoye e spiazzando il portiere nigeriano per il 2-2 della Fiorentina, che fa esplodere il Franchi in una serata, in un pomeriggio davvero di grande difficoltà per la squadra di Italiano, che clamorosamente nei minuti di recupero ha l'occasione addirittura per il 3-2, palo clamoroso di Bonaventura a Okoye, battuto, sarebbe stata davvero una beffa atroce e immeritatissima per l'Udinese, che quantomeno mantiene il punto che serve ad agganciare il Cagliari a 18, staccare il Verona a 17. La classifica non è bellissima, ma la prestazione sì, e quest'Udinese può far ben sperare per il futuro, anche se si chiama Milan. Dunque la partita, come avete visto, ha mostrato sicuramente l'Udinese di carattere, alcuni giocatori più di altri meglio ieri. Lovric sicuramente è una grandissima prestazione, e ci piace sottolineare anche quella di Toven, che più volte è stato messo in discussione. È un ragazzo che ha avuto indubbiamente delle difficoltà di inserimento da quando è arrivato nel gennaio dello scorso anno per varie problematiche, chissà che non possa essere anche lui considerato un nuovo acquisto per l'Udinese in questa fase di mercato di gennaio. Per nuovo acquisto si intende un giocatore pienamente recuperato alla causa bianconera, e c'è anche da sottolineare la circostanza, poi questa sera in Udinese Tonight Giorgia Bortolossi e i suoi ospiti senz'altro approfondiranno il tema, di Samardžić, che nelle precedenti due partite con Bologna e Lazio era rimasto in panchina
per scelta tecnica sicuramente, ma chissà quanto magari potesse centrare anche la distrazione di mercato che lo ha interessato e che lo interessa ancora, con Napoli, Juventus, poi Brighton e chi più ne ha più ne metta interessate a questo ragazzo. Il fatto che ieri abbia giocato certamente può essere di peso dal fatto che Pagero non stava bene, ma chissà che non sia un segnale sul futuro di questo ragazzo che non trova pace sul mercato. Con l'Inter è saltata in estate, con il Napoli non si sa la trattativa a che punto è, sembrava chiusa, ma è stata rimessa in discussione, e poi sono inserite la Juventus e il Brighton dalla Premier. Fatto sta che ieri ha giocato anche la sua discreta partita, dunque può essere anche per lui la gara con il Milan un'occasione per tornare titolare anche al Blue Energy Stadium e far vedere contro la grande squadra quelle che sono le sue immense qualità. Andiamo avanti, perché adesso vi facciamo ascoltare anche le parole di mister Cioffi. Amareggiato per la vittoria sfuggita, e purtroppo non è la prima volta che capita che l'Udinese, la sua Udinese, ad un passo dai tre punti poi viene beffata nel finale, ma sicuramente al di là dell'amarezza per il risultato, per la vittoria sfuggita all'ultimo istante, quasi all'ultimo istante, c'è la soddisfazione per la prestazione dei ragazzi che lascia ben sperare. Mister, eccoci, peccato anche oggi, però io voglio partire dal bicchiere mezzo pieno, perché si è vista un Udinese che è venuta a fare la partita meritandola di vincere sul campo della quarta forza del campionato. Credo che questo ti dia anche l'energia insieme a tutti i ragazzi per preparare la prossima. Sì, è corretto, non era, diciamo che era difficile, anzi molto difficile affrontare una Fiorentina in piena forma, una squadra forte, soprattutto sapendo i risultati di chi c'è dietro. Credo che vada detto bravi ai ragazzi, anzi no, leviamo il credo, va detto bravo ai ragazzi, un approccio da, permettimi, da grande squadra, grande mentalità, grande atteggiamento. Siamo stati un pelo spreconi il primo tempo, ma sono dettagli che miglioreremo. Siamo passati in vantaggio e un episodio ci ha levato l'ennesima gioia, ma non, niente ci butta giù. Testa bassa, lavoro e ne veniamo fuori. Le cose belle sono tante, come dicevi tu. Io ti voglio chiedere se hai avuto bisogno di toccare qualche corda particolare prima della partita, perché l'approccio alla gara, il primo tempo da grande squadra che ha fatto l'Udinese, secondo me non era mica scontato, soprattutto vista la classifica, i risultati del Verona e del Cagliari, e credo che sia un elemento da sottolineare. All'inizio settimana ci siamo detti di elevarci in termini di standard, di professionalità, che è già altissima, cioè sto parlando di aspetti già alti e di sogni, di desideri personali. Ma io ho avuto la risposta che volevo. Poi il dio del pallone ha deciso un altro pareggio, ce lo prendiamo, è un punto guadagnato e avanti. L'ultima te la faccio su due singoli al volo. Toven che entra, trova un gol bellissimo, i cambi tutti quanti sono entrati molto bene, ed anche Samardžić che hai rischierato al primo minuto e ha dato anche quelle risposte anche in termini di intensità, l'abbiamo visto anche bello cattivo su molti contrasti nel primo tempo, e non, magari con tante voci non era così scontato. Non era facile né per lui né per Perez, quindi bravi. Lazar è stato bravo ad aspettare il momento giusto, il giro della ruota per un affaticamento di Pagero, ha risposto presente con una prestazione frutto della rabbia, del grande lavoro fatto in queste settimane in cui l'ho lasciato fuori. Vale idem con patatine per Florian, per Isaac, per Kingsley, e quindi questa è la nostra forza, la competizione, e quindi avanti. Andiamo adesso invece a vedere cosa è successo in Serie D con il derby tra il Chalinz Muzane e il Chions, vinto dal Chions, che ha rispedito di nuovo nel dramma sportivo la formazione di Carlino, che ricordiamo è stata costruita con l'intento di vincere il campionato e quindi approdare nelle serie professionistiche, invece si trova lì a lottare per evitare
quella che sarebbe una clamorosa retrocessione addirittura nel campionato di eccellenza. Il derby lo ha vinto il Chions. Il Chions non vinceva da 8 partite, quindi questo la dice lunga sulla stagione davvero nera del Chalinz Muzane, che non riesce proprio ad invertire la rotta di un campionato che avrebbe voluto stracciare, vincere e dominare nelle intenzioni e per come è stata costruita la squadra, con grossi investimenti da parte del presidente Zanutta, e invece, come diciamo, si ritrova a navigare in condizioni di classifica molto precarie. Ascoltiamo anche le parole dell'allenatore del Carlino e poi andremo avanti, perché abbiamo ancora da parlare della straordinaria impresa di Lisa Vittozzi in Coppa del Mondo e poi di pallavolo. Credo proprio di sì, insomma. Una traversa nostra, il gol loro, è una partita non bella che molto probabilmente nessuna delle due voleva vincere. È stato l'episodio è andato a loro favore, ma rimango sempre dell'idea che gli episodi bisogna andare anche a cercarseli, e noi non ce li siamo cercati, specialmente dopo il gol. Questa è la verità. È forse un passo indietro oggi dopo Montecchio, soprattutto la mancata reazione dopo lo svantaggio? Sì, sì, penso proprio assolutamente. Era tutto perfetto, al di là dello 0-0, comunque eravamo in palla, l'avevo messi bene. La delusione da parte mia è stato che dopo il gol effettivamente ci siamo spenti e i cambi non hanno generato nessun tipo di cambio passo, e onestamente bisogna volere qualcosa di più da parte di tutti. Vabbè, certo, era una partita in cui avevamo detto che valeva 6 punti e l'abbiamo sbagliata, non siamo riemersi. Non è che non avevamo mai detto che dopo Montecchio siamo riemersi, perché riemergere vuol dire fare 3-4 risultati di fila, allora riemerge. La verità è che siamo ancora... il tempo passa e non ci accorgiamo che bisogna avere gli attributi per risolvere certe partite. Oggi gli ultimi 25 minuti secondo me non sono stati la squadra di calcio, ma da ragazzi che avevano paura, questa è la verità. E allora Lisa Vittozzi che vince una straordinaria gara nella specialità dell'inseguimento a Rudolf Holding, un nome quasi impronunciabile, ma ci siamo riusciti. Andiamo a vedere il servizio che abbiamo preparato con le immagini spettacolari sul circuito tedesco dove Lisa Vittozzi si è imposta. Lisa Vittozzi trionfa nella gara di inseguimento di Coppa del Mondo a Rupp Holding in Baviera. L'atleta sapadina, con una prova al limite della perfezione, porta a casa il 5° successo personale della stagione. Per lei è un ritorno al successo nella specialità dell'inseguimento dal gennaio 2019, quando si impose ad Oberhof. È incredibile, una vittoria fantastica, le sue prime parole dopo aver tagliato il traguardo. Per l'atleta del gruppo sportivo dei Carabinieri si tratta del 2° successo stagionale in Coppa. Il primo lo aveva ottenuto nella 15 km di Östersund, gara inaugurale delle competizioni di questo inverno. Grazie al successo di domenica, i podi personali diventano 25, avendo conquistato anche un 3° posto nella gara sprint di venerdì. Tornando al successo di domenica, Lisa Vittozzi ha commesso un solo errore sul bersaglio di apertura del primo poligono. Da quel momento in poi la 28enne non ha più sbagliato, riuscendo a scalare la classifica finale e uscendo davanti a tutte dalla 4ª sessione di tiro, tenendo poi le due avversarie norvegesi dietro, Ingrid Thunderwold e Juni Ankeliev. Nella seconda salita dell'ultimo giro l'azione decisiva dell'azzurra, che allunga nettamente e poi resiste nella volata finale al tentativo di sorpasso di Thunderbolt. Vittozzi taglia così il traguardo con il tempo di 30 minuti, 30 secondi e 7 centesimi, con un solo errore al tiro. Andiamo adesso velocemente sui risultati di pallacanestro dell'ultima giornata del campionato di Serie 2 maschile, con Udine e Trieste che, come sapete, hanno anticipato la gara nel derby del Carnera con il successo 87-83, che ha permesso anche di superare la differenza canestri tra Udine e Trieste, lapsus calcistico. Questo porta Udine ad essere terza in classifica e lo sarebbe anche in caso, e lo sarà anche in caso di vittoria di Trieste nella gara in meno della formazione triestina. Poi, come vedete, Forlì a 30 e Bologna a 32 sono lì
questa è l'alta classifica, mentre dicevamo di Cividale prima, 12 punti insieme a Rimini, ha staccato Orzinuovi di 4 lunghezze, in coda c'è sempre Chiusi con 6, Cividale che sicuramente si rimette in corsa per poter chiudere in maniera tranquilla la stagione e provare a conquistare un'altra salvezza che per come è iniziato il campionato sarebbe un grossissimo risultato. Abbiamo fatto anche sulla giornata di pallacanestro dello scorso weekend un servizio, vediamo il punto basket. Il Friuli esulta nel fine settimana cestistico di Serie A2 con Trieste che invece incassa due brutte mazzate, anzi tre. Sì, perché nell'infuocato derby del Carnera ha perso la contesa, la differenza canesti per una gestione pessima del finale di gara da parte di coach Christian, ma soprattutto ha perso Justin Reyes. In uno scatto il ginocchio del portoricano ha fatto crack, per lui lesioni al menisco e quindi un mesetto ai box. E non è una brutta notizia per Cividale, che venerdì ospiterà i biancorossi al Palagesteco per provare un incredibile tris di vittorie consecutive. I ducali, infatti, dopo aver sconfitto la capolista Forlì, si sono concessi il bis al Pala Flaminio di Rimini, vincendo uno scontro diretto al Cardiopalma. La squadra dei Pillastrini ha inseguito tutta la partita per mettere la freccia nei secondi finali. Decisivo un canestro da campione consumato di Lucio Redivo, in sottomano, che ha permesso a Giacomo Dell'Agnello di battere Papà Sandro nella prima partita contro in assoluto in carriera. E dalla prossima le Aquile avranno a disposizione anche i nuovi arrivi Lamb e Campani, con Cole che sarà probabilmente sacrificato in tribuna. Anche Udine osserverà con interesse l'anticipo, sperando in una vittoria cividalese per staccare ancora Trieste in classifica e dare l'assalto finale a Forlì per centrare le Final Four di Coppa, ma per farlo deve battere Orzinuovi in trasferta. E adesso chiudiamo con la pallavolo, abbiamo qualche immagine da mostrarvi della partita che ha visto la CDA battere nettamente Pescara 3-0, la formazione friulana che ha conquistato nella scorsa settimana l'accesso alla Coppa Italia, la Final Four, che è comunque già di per sé un grosso risultato e speriamo che adesso si riesca a fare anche un buon risultato nella competizione tricolore, ma intanto il campionato non andava assolutamente messo da parte ed è arrivata questa bella vittoria netta contro le abruzzesi che prepara sicuramente al meglio anche dal punto di vista psicologico Talmassons in vista di Perugia per le Final Four della Coppa Italia. Esatto. Beh, tutto da parte mia, vi ricordo per quanto riguarda lo sport ancora i servizi e gli approfondimenti nel telegiornale delle ore 19, ma soprattutto Udinese Tonight dalle 21 alle 23 con Giorgio Bortolossi e i suoi ospiti in studio per analizzare la partita ai Raggi X, la gara tra Fiorentina e Udinese, spingendosi anche oltre verso la partita contro il Milan di sabato prossimo e per parlare naturalmente di calciomercato che in questo periodo non può assolutamente mancare. Eh sì. Ci prendiamo una pausa dal calciomercato solo il lunedì perché c'è il calcio giocato, ma al Tonight hai ragionissima tu Francesco, tornerà anche a parlare di questo. Grazie quindi Francesco per la pagina sportiva, grazie a voi che ci avete seguito in questa puntata di ore 12 e l'appuntamento ovviamente è per domani stessa ora, vi aspettiamo.